Dopo Santa Maria di Castellabate ha fatto tappa a Marina di Camerota, l'evento del Parco Nazionale del Cilento a Vallo di Diano e Alburni, il pescato nella dieta mediterranea. Due giorni intensi dedicati dal parco alla promozione, formazione e informazione del pescato nelle aree marine protette di Santa Maria di Castellabate, Costa degli Infreschi e della Masseta. Il pescato delle aree marine protette cilentane è la colonna portante della dieta mediterranea, da 9 anni è riconosciuta patrimonio immateriale dell'UNESCO, un'eccellenza assoluta. Lo ha sottolineato con orgoglio Tommaso Pellegrino, presidente dell'ente parco, promotore dell'iniziativa che rientra nell'ambito del FEAP 2014-2020, Fondo Europeo Affari Marittimi e la Pesca, in collaborazione con la Regione Campania e il Ministero delle Politiche Agricole. Un patrimonio straordinario da difendere perché siamo di fronte all'area protetta più grande d'Italia, in termini di biodiversità, paesaggio e natura, particolarmente di pregio. Beh, il pesce va mangiato almeno 1 o 2 volte a settimana, dovrebbe essere una regola, perché soprattutto quando è un pescato buono, come il pescato del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Alburni, ha un impatto straordinario perché ha una digeribilità elevata, è ipocalorico e poi sulla base dei vari pesci ovviamente hanno delle caratteristiche importanti. Faccio degli esempi. La quantità di ferro che c'è in alcuni pesci, la quantità di selenio, la quantità di zinco, sono tutte componenti che aiutano i metabolismi della crescita, il metabolismo della riparazione tessutale, i metabolismi importanti, cioè funzionamenti importanti che poi servono a mantenere uno stato di salute cardiovascolare, ma i tanti antiossidanti, la vitamina E, pensiamo alla vitamina A, la vitamina B12 presente nel nostro pesce, sono l'omega 3. Sono ricchi di omega 3, hanno una bassa percentuale anche di colesterolo la maggior parte del nostro pescato, ma questo perché questo ha un impatto positivo innanzitutto per quanto riguarda la prevenzione delle patologie cardiovascolari, ma ha un impatto positivo anche per quanto riguarda le prevenzioni delle patologie tumorali, perché sappiamo oggi che avere una alimentazione con tanti antiossidanti fa certamente bene e con bassa quantità di zuccheri, e ovviamente nel pesce non ci sono quantità di zuccheri, fa particolarmente bene. E poi c'è un altro aspetto che mi fa piacere sottolineare, è quello del rafforzare il sistema immunitario, perché diverse sono le componenti che vanno a rafforzare il sistema immunitario, il nostro sistema immunitario, e quindi ci protegge anche. Adesso siamo alla vigilia della stagione influenzale, quindi mangiare il pescato del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Alburni rappresenta anche un antidoto importante per quell'influenza che tra un po' metterà a letto anche tanti cittadini, purtroppo, del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Alburni. Ecco che con questo voglio far capire, voglio dire che effettivamente oggi un pescato di qualità, come è il nostro pescato, rappresenta un valore aggiunto straordinario per mantenere uno stato di salute buono. E lo dico alle famiglie, soprattutto facciamo mangiare il pesce ai nostri bambini, perché li dobbiamo abituare e soprattutto gli diamo una grande opportunità. E lo dico perché noi viviamo nella regione con il tasso di obesità più alto in Italia, più del 30% è il tasso di obesità infantile nella regione Campania. E allora, se vogliamo invertire questa tendenza, dobbiamo investire su che cosa? Una sana alimentazione, su un'alimentazione basata sulla dieta mediterranea, e in particolare mangiare tanto pesce del nostro territorio. Anche nel porto di Marina di Camerota gli studenti del territorio hanno atteso il rientro dei pescherecci con a bordo il prezioso carico dei loro mari. I pescatori hanno svelato i segreti e le tecniche di un mestiere antico, ma praticato nel Cilento con grande osservanza delle regole. Ragazzi, buongiorno! Buongiorno! Allora, questo è un sistema da pesca, si chiama reti a trimaglio, sono delle reti da posta che molliamo di sera e andiamo a ritirare la mattina. Sono 3 tipi di reti. Adesso vi faccio vedere. La rete a trimaglio. C'è una rete a un lato, guarda quella larga. Poi c'è un'altra rete centrale e c'è dall'altro lato un'altra rete larga. Quindi quando il pesce entra nella prima rete, trova la seconda rete e si attorciglia. Gira e il pesce va dentro la rete. Con questo sistema di pesca si pesca. Qua abbiamo i cefali. Questa è una ricciola. Questo è un dentice.
Poi abbiamo calamari, le lampughe, qua abbiamo le triglie, questo è uno scorpo, no? Si può fare a zuppa. Questa è una, si può fare a zuppa con i baccheri. Anna De Rito e quattro istituti alberghieri del parco e gli chef del territorio che hanno messo a tavola solo ed esclusivamente prodotti a marchio parco. Più di 100 aziende infatti producono oltre 400 prodotti a marchio parco che rappresentano la territorialità della dieta mediterranea. Dobbiamo essere dei semplici passacarte, passaricette, noi dobbiamo cucinare cultura, dobbiamo cucinare territorio, dobbiamo cucinare l'esperienza dei nostri antenati e trasferirli a questa grande gioventù. Questo è il compito di chi si occupa non di gastronomia, gastronomia è una parola troppo riduttiva, noi ci dobbiamo occupare di storie che affondano a 2500 anni fa, ci siamo spiegati? Quindi oggi uno dei piatti lo mangiava Cicerone, oggi voi assaggerete un piatto che faceva Cicerone. Perché la cultura classica con Cicerone, oggi a pranzo con Cicerone, avete capito? Mimmo Leazzo che cosa ci fa di mangiare? Più, di più, perché ci sarà pure Parmenide, Parmenide è un zirro mio, quindi alla fine... L'essere è, non essere non è, noi lo trasferiremo in un piatto e per dirvela in breve, il non essere è quando un cameriere, un ristoratore, un padrone di una struttura turistica vi porta il piatto a tavola e ve lo lascia, quello è un non essere, l'essere è quando oggi vi faremo assaggiare, vi diremo come è fatta la farina, come è fatto il pesce, come è stato pescato il pesce, l'olio chi l'ha fatto, i pomodori da dove vengono, questa è la vera cucina. Giovanni e Vincenzo, padre e figlio, da quanto tempo, da quanti anni fate i pescatori? Io avevo 13 anni, finito le scuole medie, adesso ce n'ho 50. Quindi data praticamente una vita a mare. Prima avevamo un peschereccio molto più grande, pescavo il pesce spada, pescavo il tonno, facevamo le settimane a largo a pescare. Però con tutte le spese che ci sono state, con tutta la burocrazia, con i pescherecci, il 2007 purtroppo l'abbiamo dovuto vendere e ci siamo costruiti questa barchetta per campare la giornata, quindi siamo io e papà. È cambiato molto dai tempi in cui suo padre tornava a casa con il pescato? È cambiato tantissimo perché oggigiorno il pescato è pochissimo, perché sulla barca chi non conosce il pesce sembra che c'è tanto pesce, ma economicamente a soldi c'è poco pesce sulla barca. Che cosa avete pescato oggi? Oggi abbiamo pescato cefali, abbiamo pescato qualche scorfano, triglie, c'è una ricciola, poi ci sono anche giorni che peschiamo le aragoste, però non con questo tempo brutto subito dopo le mareggiate, questo è il tipo di pescato, le latterate, il cefalo, qualche scorfano, questo è il pesce che si prende. C'è qualche pesce che invece in questo periodo è vietato? C'è il pesce spada che è vietato, perché è un periodo che il pesce spada è piccolino, quindi la capitaneria controlla che tutte le mattine quando entriamo con la barca i militari della Guardia Costiera ci controllano se abbiamo pescato pesce spada, il tonno rosso è vietato e poi il pesce di piccola misura. Tutti i tipi di pesce di piccola misura, perché ogni pesce ha la sua misura. Quali difficoltà incontrate anche a pescare in questo territorio, nel territorio del parco? Le difficoltà sono tantissime perché il pescato è poco, la strumentazione costa tantissimo, costruire una barca del genere oggigiorno costa un sacco di soldi, la manutenzione costa un sacco di soldi, le reti costano a 15 euro al chilo e ce ne sono quintali sulla barca, quindi le spese sono tantissime e il pescato è poco. Però questo è il nostro mestiere, questo sappiamo fare e man mano andiamo avanti come siamo sempre andati avanti. Una ricetta al volo con il pesce che è stato pescato oggi? La ricetta al volo, a me piace tantissimo lo scorfano con il paccheri.
Quindi un bel paccaro con la carne, con lo scorfano è buonissimo. Ma c'è anche il pesce, la latterate che i cuochi, oggi ci sono due cuochi bravissimi che cucinano per i ragazzi, che sono Mimmo e sono Ed e Fabio, che sanno cucinare il pesce povero in modo incredibile, buonissimo. Ma io mi vorrei soffermare innanzitutto su quella che è la giornata di oggi e sul valore della formazione che regala una giornata come oggi. Perché qui alle mie spalle ci sono un po' racchiuse tutte le cose che sono state fatte oggi: il rispetto dell'ambiente, la tradizione millenaria, le principali specie di pesce e il rispetto dell'area marina protetta. Ecco, questa meravigliosa parola che è il rispetto. Il rispetto è quello che ci ha permesso oggi di essere qui. Senza il rispetto dei nostri nonni, noi oggi non saremmo qui a parlare di area marina protetta e di eccellenze del territorio. Oggi non ci è stato uno spot, un filmato, oggi c'è la storia vissuta di questo territorio che ha racchiuso l'intera filiera. La filiera istituzionale, che deve ovviamente essere vicina a tutti coloro che lavorano per preservare il nostro straordinario territorio. Ci sono i pescatori, gli artefici, come diceva il presidente Pellegrino, che sono andati a pescare in quell'area e oggi non è che noi mangiamo qualcosa che è stato portato dal di fuori del nostro territorio. E lo facciamo proprio con quello che è il simbolo del nostro territorio, quello che ci ha fatti e ci ha resi famosi nel mondo, la dieta mediterranea, perché lo facciamo anche parlando di salute, perché dieta mediterranea vuol dire salute. E voi dovete pensare, cari ragazzi, perché questa giornata è soprattutto dedicata a voi, che con soli tre prodotti, il pesce, il pomodoro e l'olio, le nostre famiglie vivevano e vivevano fino a diventare centenari, perché spesso si parla che la vita media si sta allungando. Io credo che i centenari che noi abbiamo avuto, li abbiamo avuti perché sono nati 60 anni fa e hanno vissuto i primi 60 anni della loro vita senza nessuna influenza né del telefono né della benzina né degli antiossidanti, degli acidificanti, dei conservanti, e quindi hanno vissuto solo con questi prodotti e i prodotti della terra. Quindi la giornata di oggi è importante anche per la salute, per soprattutto il mangiare bene, mangiare meno additivi, mangiare meno cose che sono costruite e non che sono naturali. Ecco perché sono importanti i nostri pescatori e far sì che si ascoltino le loro storie, perché la loro storia è raccontarvi come si viveva prima e come si viveva bene prima, rispettando il territorio. Allora, Felix e Sara hanno in comune il fatto non solo di essere padre e figlia, ma di fare la stessa professione, i pescatori. Però mentre per Felix è abbastanza normale, per Sara è una storia inedita il fatto che ci sia una donna pescatrice. Come è iniziato? Come mai hai iniziato a fare questo? Sono già 3 anni comunque che lavoro con papà, perché comunque abbiamo una cooperativa di gite in barca e oltre a aiutarlo l'estate con le barche faccio da marinaio. L'inverno da poco ho intrapreso questa carriera, vado con lui a pescare perché comunque mi ha trasmesso questa grande passione che ha stesso lui per il mare. Cosa pensano le amiche ad esempio quando esci? Pure con i discorsi non ci troviamo a parlare delle stesse cose, perché magari loro sono proiettate verso altro, io invece sono rimasta con la cultura comunque di mio padre. Vuoi che questo diventi la tua professione? Esattamente, questo qua deve essere la mia professione. Mi sto, anzi, cerco sempre di progredire, di
di fare dei corsi, di aggiornarmi, perché comunque deve essere il mio futuro. Felix, e lei invece cosa ne pensa di questa scelta di sua figlia? Gliel'ho tramutato io, come ho detto prima, lo portiamo nel sangue e ce l'abbiamo passato. Con il direttore Gregorio Romano, una giornata dedicata interamente alla pesca nell'area marina protetta di Marina di Camerota e San Giovanni a Piro. Quanto è importante la pesca in questo territorio? La pesca è un'attività importantissima nel nostro territorio e non solo, tutte le attività che sono a cornice delle nostre due aree marine protette, cioè questa di Marina Camerota e San Giovanni a Piro, che è la cosa degli infreschi della Masseta, e sia l'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate, dove ieri abbiamo tenuto un'analoga iniziativa. Di questo voglio ringraziare ancora una volta la Regione Campania per l'opportunità che ci ha concesso con questa collaborazione nell'ambito del FEMP Campania 1420, la misura 568, che ci ha consentito di diffondere tra i ragazzi soprattutto, quindi tra le nuove generazioni, la bontà, la capacità e organolettica del pescato locale, che è uno dei prodotti tipici del paniere della dieta mediterranea, che, come usiamo dire, non è solo un paniere di prodotti, ma è uno stile di vita. Sindaco di San Giovanni a Piro, Ferdinando Palazzo, una giornata interamente dedicata al pescato dell'area marina protetta di Costa degli Infreschi e della Masseta. Quanto è importante trasferire ai ragazzi l'importanza del pescato sostenibile? È importantissimo, perché è importantissimo trasmettere l'idea innanzitutto di un'area marina e di un parco non cristallizzato in quello che potrebbe essere un'area di tutela intesa come una assoluta deprivazione di quella che è la gestione dell'area stessa da parte dell'uomo. Dall'altra parte è importantissimo, perché bisogna iniziare a pensare, questo ahimè non soltanto nelle aree marine protette ma su tutta la terra, a quella che è l'idea di un uomo che non sia aggressivo nei confronti della terra che lo ospita, ma di un uomo che sia collaborativo con la terra stessa, in maniera tale che la presenza dell'uomo non sia quella presenza arrogante che possa mettere in pericolo quello che è il patrimonio naturalistico. E noi come area marina protetta e come parco terrestre abbiamo questa biodiversità eletta a tutela proprio dal Ministero, quindi scelta a tutela dal Ministero. Abbiamo una responsabilità noi come istituzioni, ma penso tutti, di non essere in antitesi con quello che sia i fenomeni di pesca, ma soprattutto i fenomeni di inquinamento, per cui affinché i pescatori possano essere i primi baluardi di tutela in relazione sia a una pesca che non sia eccessiva e soprattutto non vada al di là di quelli che possono essere dei limiti che possono alterare quelli che sono i fenomeni riproduttivi stesso del pescato, e dall'altra parte possano solidarizzare ancora di più, possano estendere la solidarietà a quelli che sono delle cattive pratiche, tipo quello di buttare la roba e le cassette di plastica in mare, che poi ce le troviamo sulle spiagge, le cassette di polistirolo, oppure altri strumenti che vengono impropriamente utilizzati per la pesca e poi purtroppo ci troviamo sulle nostre spiagge.